Ciao a tutte e a tutti dal vostro Andrea Cartotto. Eh sì, sono sempre io, ambassador e mentor di Progetto Scuola Digitale Liguria. Lo sapete, e se non lo sapete ve lo racconto, il tema di quest'anno del premio Progetto Scuola Digitale Liguria è il tema della cyber security unito a quello della privacy. Sicurezza in rete significa essere consapevoli. Ed eccomi con questa pillola video a proporvi un'attività semplicissima da portare in classe e che può costituire un elemento da aggiungere ad una vostra attività didattica già realizzata, che poi andremo a documentare sull'Osservatorio dei Progetti Innovativi, proprio mantenendo questa coerenza con l'ambito del premio. Prendete carta e penna oppure applicazione digitale per gli appunti. Whichfaceisreal.com. Tutto attaccato, whichfaceisreal.com. Una pagina web tanto semplice quanto geniale, un progetto di ricerca che ad ogni caricamento della pagina mostra due immagini casuali. Noi dobbiamo fissarle. Dobbiamo così sviluppare la nostra capacità di attenzione, di approccio critico. Poi dovremo toccare. Sì, vi propongo questa attività da svolgere sulle digital board o sui tavoli interattivi. Sulla immagine che riteniamo real. Diamo uno sguardo. Vedete? In realtà ho sbagliato. Perché ho sbagliato e abbiamo la risposta corretta con il nostro riquadro verde? Perché avrei dovuto, da che non ho un tempo con un contatore appunto alla rovescia da rispettare, avrei dovuto ingrandire l'immagine o anche così com'è. Pensiamola su un grande polliciaggio, quale quello dei monitor interattivi, avrei dovuto concentrarmi, analizzare tutti gli aspetti e poi capire, provare a capire quale tra queste fosse l'immagine corretta. Ebbene, viviamo al tempo della intelligenza artificiale. Noi sappiamo che immagini e video possono essere rese fittizie con maggiore facilità rispetto a un tempo, ma sappiamo anche che le sfide educative e tecnologiche fanno parte del nostro tempo e della nostra vita. E allora, l'unico modo che ci tutela davvero e che tutela le nostre ragazze e i nostri ragazzi è proprio l'approccio critico, il cosiddetto approccio STEM. Innalzare il livello di attenzione, la nostra concentrazione, evitare di essere superficiali dinanzi a un contenuto che troviamo in rete. Which face is real? Ad ogni risposta che diamo, poi genera un play again. Cliccando sul link in blu, abbiamo un'altra coppia di immagini. Un gioco didattico con una finalità educativa ben definita. E vi lascio con un'altra chicca. Prendete sempre carta e penna o app digitale per le note. This person does not exist.com. This person does not exist. Lo spelling lo faccio per facilitarvi la digitazione. Il concetto è lo stesso, ma in quel caso non avremo un corretto o un non corretto. Avremo sì immagini casuali riprodotte ad ogni accesso che dovremo indagare, ingrandendo, salvando magari l'immagine e, come stiamo facendo qui, con lo stilo dei nostri monitors interattivi. Una bella attività per le nostre alunne e i nostri alunni può essere quella di andare a cerchiare gli elementi sospetti e da detective diveniamo utenti consapevoli. E voi lo sapevate? Scaldate i motori per il premio Progetto Scuola Digitale Liguria. Ci vediamo sia dentro l'osservatorio, ma anche nelle nostre scuole e qui online. Ciao a tutte e a tutti!